video di oggi è un video molto particolare. Analizzerò le performance di Adrian Stoica all'America's Got Talent. In questa prima parte del video farò le audizioni e il primo live show. Nella parte 2 invece analizzerò l'esibizione della finale. Quindi se vi piace questo video fatemelo capire con i like, nei commenti, con le condivisioni, che così farò uscire la seconda parte. Adrian Stoica è 6 volte campione del mondo di disc dog e non so quante volte campione europeo. È una persona che è nel circuito da tanto tempo e secondo me è il migliore sicuramente che abbiamo in Italia. Thank you. Now tell me your name, please. My name is Adrian and I come from Italy. Vedete l'espressione di Hurricane? Lei è molto felice, no? Per quello che sta per succedere, perché l'addestramento si fa col rinforzo positivo. Dobbiamo far piacere al nostro cane le cose e quindi lei non vede l'ora di giocare. Questo è il potere del rinforzo positivo e di avere un ottimo rapporto col tuo cane. Comando tira alla coperta e al target del pompon, del cappello. Sono comandi, lui dà i comandi vocali e c'è un lavoro dietro che non avete idea, ragazzi. Spin. Quando lui la manda verso la poltrona, quello è un invio. Invii il tuo cane su un target. Mi fa ridere perché questa parte dello spettacolo la stava praticando durante uno stage a cui ho partecipato e ci ha fatto fare da distrazione. Io dovevo passare, tagliare il passaggio ad Hurricane che doveva buttare nel cestino il telecomando. E quindi mi fa ridere vedere questa performance poi sul palco. Qui mi fa ridere perché si gira, sente l'applauso del pubblico, guardate che faccia. Ah? Sono stata brava? Ah? Questa è bellissima, è proprio una bella comicità secondo me. Timing perfetto. Poi lui comunque recita bene, cioè è espressivo perché è come fare un mimo praticamente. La recitazione è tutta fisica, no? Poi la recitazione è fisica, ma devi anche dare i comandi al tuo cane. Quindi se io faccio così e il mio cane mi deve tirare una botta, io devo dirgli salta piuttosto che touch. E abituarlo a io che faccio questo gesto, capito? È tutto una preparazione assurda, ragazzi. Un po' di disc dog. Back vault con catch e grab. Under.
Questa secondo me è la cosa che a me ha stupito di più, il fatto che lei a distanza va lì, prende il telecomando, si mette sulla poltrona e mastica. Vediamo la prossima performance, quella dei live shows. Ancora invio sul target, in questo caso sul ceppo. Bellissimo, tutti quei giri così. E di nuovo l'invio al target. Mi fa ridere il fatto che Hurricane voglia giocare alla fine, no? Che è un po' lo spirito del border collie. Lei è una border collie, tricolor, ma è una border collie. Questo è bellissimo, lui di spalle che dà il comando, lei butta giù e ritorna al target. Secondo voi, se lui avesse insegnato queste cose ad Hurricane, con i colpetti, le coercizioni, con l'aria strangolo, queste cose qua, lei sarebbe così felice e reattiva nel voler fare quelle azioni, voler obbedire a quei segnali, comandi, chiamateli come vogliamo? No, se tu coercizzi il cane, una roba del genere te la scordi. Guardate com'è felice lei, capito? Questo voglio vedere in un cane. Anche questo, dai, che lui indica così e lei gira la testa dall'altra parte. Sembrano stupidate, ma c'è un lavoro pazzesco, ragazzi. Bello. Questo è un rewind. Over. Rebound. Voilà. Che dire ragazzi, una performance, due performance veramente veramente eccezionali, non ho visto sbavature. Ragazzi, tenere un cane così, non farlo fallire, essere così precisi e puliti, dinamici, non dare nessun clue che tu stai dicendo al cane salta, vieni, giù, significa tanto esercizio, tanto lavoro, tanta skill. Fatemi sapere se vi è piaciuta questo video reaction, che vi pubblico la parte 2. Ciao!